Sempre più su, centesimo dopo centesimo, ma c'è un limite oltre quale i prezzi di benzina e diesel non possono salire? Una soglia sopra la quale non possono andare? No, non ci sarebbe proprio. A confermarlo sono i gestori delle pompe, che devono fare i conti con i prezzi della materia prima, aggiungere accise, una marginalità per loro, e questo per poter fare andare avanti l'azienda. E sul totale sommare pure l'IVA del 22%. Ed intanto altri effetti potrebbero ripercuotersi sul settore della logistica. Un effetto a valanga che arriverebbe direttamente anche sui consumatori e sulla spesa. A lanciare l'allarme è la sigla UNATRAS, che riunisce le associazioni nazionali dell'autotrasporto messo in ginocchio dal caro carburante. L'Unione scrive una lettera al governo, all'esecutivo viene chiesto di dare risposte entro il 17 febbraio, quando ci sarà un nuovo vertice in cui bisognerà evitare un pericolo concreto per tutti, quello di non trovare più prodotti nei supermercati. Di proporre qualcosa al governo, perché il 17 ci sarà un incontro a Roma e i nostri sindacati porteranno le nostre idee, le nostre decisioni, le nostre lamentele, magari anche le minacce, perché se non si trova qualche soluzione non si sa cosa faremo. Ci dobbiamo fermare per forza. Praticamente un autocarro che percorre più o meno 12.000 km al mese ha una spesa dal mese di luglio dell'anno scorso a oggi, una spesa in più di 1.200-1.300 euro. Purtroppo il prezzo del carburante è salito alle stelle e ne stiamo risentendo parecchio, in quanto la gente non si muove più come prima. I weekend in cui ci potrebbe essere un pochino di movimento in più, vediamo la differenza. Faccio due conti, io faccio 60.000 km all'anno in auto e quindi questo è un costo che si ripercuote pesantemente sulle mie finanze, sul mio bilancio. È un problema, perché penso anche alla incidenza di questo incredibile aumento su generi alimentari, sui trasporti in generale. E certo sono preoccupato, andando così non so a che punto andiamo a finire, perché se mi bloccano ho perso il lavoro. E non so cosa dire, non ci possiamo fare nulla, non lo so, ci rassegniamo come sempre.